sempre riuscito quello che ho voluto, libero senza persone, solo la mia vita. Ha voluto tornare un po' nella terra da cui era partito tanti anni fa. Sì, perché avevo 2 anni non sono venuto in Italia e poi sai, Venezia è stata una nostalgia per me, vengo qui, sono stato 5 volte a Venezia, sono a Casanova, Venezia, abito a Venezia, non è solo una missione ridicola di dire sono a Venezia, no, non sono nato a Venezia, la mia patria, la mia città. E allora a chi contesta questa opera? Ma hanno il diritto di contestare, sai. Non hanno quanto contesti. Lei va avanti lo stesso? Se posso, se mi lasciano fare, se non mi lascio fare, come posso andare avanti? Ho come la confianza, l'espoir, je propose, je n'impose pas, je propose. Il Palais de Lumière si farà solo a Venezia, o se necessario siete anche disposti a spostarvi? Sento adesso, penso a Venezia perché è una sala anche, se il rigo che mi domanda è la Cina, ma già fare Venezia sei di concentrazione totale. Anche se facessero appunto difficoltà? A me se mi fanno posta altrove. Noi la necessità di vivere questa cosa, una realtà di non di ambizione, di rispetto per il lavoro, sempre il lavoro. Il lavoro è stata sempre la mia nobiltà. Diceva, è un buon investimento comprare qui. Per gli altri, non per me. Per gli altri io cosa faccio di tutto. Conte di soldi un giorno. Meglio che in borsa, insomma. Per me sono sempre stato un uomo di lavoro. Non devo fare in borsa come gli altri, no. Io creduto al lavoro, alla nobilità del lavoro, il lavoro stesso. Quindi non c'è anche qualche periodo in cui poi resta un appartamento in vendita? No, io sono teatri o la moda o ristoranti. Ho lavorato sempre con la mia volontà, solo, senza aiuto bancario. Faccio una cosa, ma cosa fare? Se non ho i soldi non lo faccio. Se non avevo l'esperienza di dirmi no, non le compro, vado a letto e dormi, no? Se non ho l'esperienza io, chi avrebbe l'esperienza? Io, è vero? 2 anni. Ma tu quando lo hai portato? Una volta, ma dopo la seconda volta, avevo 16 anni, giusto avanti la guerra. Sai, non la conoscevo, 82 anni, e a 17 anni diventa la guerra, la vita era in Francia, siamo venuti a vedere la casa familiare, e poi a 17 anni non avevo la mentalità di oggi, sai, sei entusiasta, provocante, sicuro di sé, senza complessi, poi si capisce la vita, di rispettare gli altri, avanti, sempre rispettare gli altri. Sempre più giovani che purtroppo devono forse per forza tornare a seguire la sua strada, cioè quella di andare all'estero perché qui dopo... Io sono stato in Cina, in Giappone fa 50 anni, in Cina fa 40 anni, in Russia fa 60 anni, no, in 1963 in Russia. Ho visitato l'Australia, passando per l'Australia, andare in Brasile, andare in Ancorese, andando in Cina, dappertutto nel mondo, in Europa, dall'Asia. Dappertutto sono stato, in Islanda, dappertutto, in Africa, dappertutto, quando ho viaggiato molto, a 20 anni ho cominciato a viaggiare con un bastonato, per avanti. Quindi è un incoraggiamento ai giovani, insomma, ad andare. Ho cominciato a 20 anni a viaggiare, andare alle proprie in Siria, a Israele non esistava, l'Egitto, il Libano, in Siria, in Spagna, in Iran, tutte quelle parti lì conosco, la Bulgaria, conosco il mondo intero, non una volta, 20 volte. Sono stato 50 volte in America, bisogna Los Angeles a Washington, del nord, del Canada, dal sud. Ce n'est pas des paroles, non è parole, è la verità. Non si arriva così a essere noto del mondo con le parole solo, col lavoro, radio, televisione, io so per l'ambasciata, lavoro, moda, lavoro. La mia, lavoro.